Adesso vi racconto un po', vi racconto un po' quali sono le problematiche che si hanno quando si vogliono risolvere le equazioni di Richards. Queste sono equazioni e derivate parziali, dipendono sia dallo spazio che dal tempo. Le cose che vi illustro però non sono alcune sono specifiche delle equazioni di Richards, ma in genere sono cose molto generali che hanno a che fare con la risoluzione di equazioni delle derivate parziali. Io ho passato il corso di studi che ho fatto all'università nel cercare di scrivere le equazioni, come se fosse poi scontato come queste si risolvono. Una volta l'obiettivo finale di molti corsi che io ho seguito era scrivere le equazioni. In realtà l'obiettivo finale è quello di risolvere poi le equazioni, perché sono queste che danno delle indicazioni sui fenomeni che avvengono. Intanto, qual è il dominio sul quale dobbiamo risolvere l'equazione? Questa è una domanda fondamentale, quanto semplice. Per esempio, il dominio è la superficie del terreno in generale, quindi per esempio voi avete un bacino, lì vedete disegnato in modo schematico la superficie con un fiume sopra, e sotto avete lo sviluppo prima dei suoli e poi della parte sotterranea. Per risolvere un'equazione delle derivate parziali, se ci rendiamo conto del fatto che quasi sempre queste equazioni non hanno una soluzione analitica, informativa. Bisogna risolverle in modo numerico. Questo significa che il suolo e in generale il nostro dominio va suddiviso su una griglia discreta come questa che vedete disegnata. In particolare lì ci sono vari elementi che sono rappresentati. Un'altra caratteristica di questo volume di controllo generale è che cosa? Che ha delle superfici esterne. Queste superfici esterne sono i boundary, i confini del mio volume di controllo. Non posso risolvere l'equazione se io non do le quantità della grandezza che ho in esame, in questo caso potrebbero essere psi e teta, non do queste quantità sulle superfici di contorno. Quindi prima deve è un'equazione differenziale, quindi altra nozione che voi avete. Per risolvere le equazioni differenziali bisogna dare una condizione iniziale. Un'equazione differenziale ordinaria, la condizione iniziale è semplicemente specificare il valore della variabile di quell'equazione ordinaria all'istante iniziale. Qui invece però abbiamo un dominio spaziale, quindi dobbiamo dare la condizione iniziale su tutti i punti del dominio spaziale. Quindi voi pensate, il problema è: abbiamo un dominio spaziale che è un bacino, su tutto questo bacino e dove lo estendiamo, che cosa? All'istante t uguale a 0 dobbiamo specificare il valore della grandezza che noi vogliamo misurare, che noi vogliamo poi far progredire in tutti i punti, cosa che normalmente non è possibile sapere con esattezza. Quindi abbiamo condizioni iniziali e condizioni al contorno. Le condizioni iniziali, dal nome medesimo, vanno date solo all'istante iniziale, le condizioni al contorno invece vanno date all'istante iniziale, per tutti gli istanti di tempo che seguono e fino a che vogliamo simulare il sistema. Quindi dobbiamo avere qualche oracolo che ci dice come sono le condizioni al contorno e la variabile del tempo. Quindi determiniamo, per risolvere le equazioni, dobbiamo determinare le condizioni iniziali e le condizioni del contorno, che io vi ho spiegato in maniera qualitativa che cosa sono. Se io voglio descrivere il vostro moto, e voi siete la variabile, io devo sapere dove state all'istante t uguale a 0. Ma non uno di voi, tutti voi, queste sono la determinazione delle condizioni iniziali.
però se voglio descrivere il vostro moto, io devo anche dire come stanno le porte e le finestre aperte o chiuse per tutti gli stati futuri, perché se sono chiuse entrambe voi non potete uscire, rimanete sempre lì spiegandola in modo così. La domanda successiva che vi faccio è: esiste una soluzione analitica del problema assegnate le condizioni iniziali e assegnate le condizioni al contorno? E questa domanda posso farmela solo a questo punto, cioè una volta che ho assegnato le condizioni iniziali e le condizioni al contorno. Perché non è che le equazioni differenziali sono date una volta che ho scritto l'equazione differenziale, sono date quando ho assegnato le condizioni iniziali, ripeto, e le condizioni al contorno. È tutto l'insieme che io risolvo, non è solo quell'elemento lì. Esiste una soluzione analitica? Beh, qua ho spiegato cosa sono le condizioni al contorno. Esiste una soluzione analitica? Beh, se esiste una soluzione analitica, stampo il risultato che deriva dalla soluzione analitica, qualcuno la deve avere ottenuta prima di me e sono a casa, ho risolto il problema. La soluzione analitica è, mi dà i valori della variabile che sto analizzando per tutti gli istanti di tempo successivi. Altrimenti devo ricercare un metodo numerico, una soluzione numerica per risolvere le equazioni. Normalmente la strada è quella dritta, quella rovescia, esiste solo in casi estremamente particolari. Per quanto riguarda le condizioni al contorno, beh, come sono queste condizioni al contorno? Se voi andate da un matematico, vi prende una bella sfera, un bel cubo, vi mette delle condizioni che si inventa lui e poi vi risolve il sistema, vi risolve l'equazione. Quindi, vedi che si può risolvere. Allora poi voi andate con la soluzione, aprite la finestra che c'è qua e dici, beh, in fondo il mio volume di controllo è quella cosa lì che vedo fuori dalla finestra. Come faccio ad avere su quel volume di controllo che vedo fuori dalla mia finestra ad avere le condizioni iniziali e le condizioni del contorno? Intanto devo delinearle bene, cosa sono, dove stanno i contorni. Poi devo fare delle misure in generale. Quindi l'informazione pratica che manca è che per stabilire condizioni iniziali e condizioni del contorno devo fare delle misure delle condizioni del contorno in ogni istante. E avere ragione, per cui è difficile fare la previsione in avanti di un sistema di questo tipo, perché devo fare una previsione anche delle condizioni del contorno, e la previsione da condizione del contorno a condizione del contorno mi devo descrivere come funziona tutto l'universo proprio per, quindi devo a un certo momento tagliare questa retroazione che ha a che fare con le condizioni del contorno e stabilire certi tipi di condizioni o certe semplificazioni. Per esempio, poi le condizioni del contorno le posso dare in due modi e poi in un modo che mi dà mistero di due. Uno, posso fissare la variabile sulle condizioni del contorno. In questo caso la condizione si chiama condizione di Dirichlet. Avete mai sentito parlare? Questo tavolo voglio descrivere la temperatura. Le condizioni del contorno sulla temperatura sono la temperatura della superficie in ogni stato di tempo successivo. In questo caso, se fisso la temperatura, fisso una condizione, la condizione del contorno si chiama di Dirichlet. Invece l'altra condizione è che posso dare un flusso. Posso dire sì, ma questa sulla superficie non fisso la temperatura, ma do il flusso di calore che c'è sulla superficie. In questo caso il flusso d'acqua, ho fatto un esempio appositamente di un altro settore, ma per dire che è sempre la stessa cosa. Se do un flusso, do una condizione di Neumann. Per esempio lì do un flusso e dico che il flusso che è dato secondo la legge di Darcy, K con Z in questo caso è la conducibilità idraulica verso il basso, la conducibilità idraulica del mezzo, ed è psi su dz è la variazione della variabile psi su dz calcolata sulla superficie. Però ecco qui l'informazione che
che manca è sulla superficie. Dico, questa per esempio è uguale a che cosa? A J di Z. J di Z nel mio caso è il contenuto di acqua sulla superficie. La pioggia, tanto per essere pratici, nel mio caso ho un problema di infiltrazione che studio con le equazioni di Richards. La mia condizione al contorno sopra è la pioggia. E questa deve essere uguale a che cosa? Il flusso di pioggia deve essere uguale alla superficie al flusso che ne ho, che ottengo con la legge di Darcy-Buckingham, e quella che sta sulla prima parte scritta a sinistra non è altro che la legge di Darcy-Buckingham espletata. In fondo al dominio del mio dominio di integrazione che cosa faccio? Di solito quello che succede in fondo al mio dominio di integrazione non so proprio niente, perché sta dentro nel terreno e dovrei andare a fare delle misure lì. Però in genere ho due condizioni limite. Uno è che non ci sia un flusso che viene dall'esterno, questo J di Z è uguale a zero. Sotto. Non c'è una precipitazione che viene su da sotto, quindi questo J di o dell'acqua che mi viene da sotto, J di Z è uguale a zero. E quindi da sotto ho che del C su DZ moltiplicata per meno K più K uguale a 0, quindi del C su DZ uguale a 1. Questa condizione si chiama condizione di drenaggio libero. Il gradiente della suzione sul fondo, non proprio sul fondo, un po' sopra, è quello che mi determina quanta acqua va giù. Non ho condizionamenti che mi derivano da sotto, solo il gradiente che ho qui, quindi il gradiente che mi do qui mi dice quanta acqua perdo sotto. Si chiama condizione di drenaggio libero, quello in alto. Oppure de psi su de z è uguale a zero, significa, si può tradurre in de theta su de z uguale a zero, significa che non va fuori nessuna acqua, una condizione di fondo impermeabile. E spesso per poter appunto fare delle assunzioni io assumo di andare abbastanza in profondità, di avere per esempio un bedrock impermeabile, cioè una superficie di roccia impermeabile, tipo di granito non fratturato, quello che abbiamo visto prima, e lì si comporta esattamente come deve comportarsi, cioè non per quel che mi riguarda non passa nessuna acqua. È un'approssimazione, ma ne passa così poca di acqua che posso permettermi di fare sulle scale temporali. Un'altra idea, io dico, beh, questo per quel che riguarda le condizioni del contorno. Se io per esempio metto un misuratore di pioggia sulla mia superficie, ho garantito che ho la precipitazione, oppure metto qualcuno che fa delle previsioni della pioggia con un modello atmosferico, non esiste nessuno al mondo che la dia giusta, ma supponiamo che ci sia giù, che ci sia un modello atmosferico che dà esattamente la quantità di precipitazione, non se piove o no. C'è una bella differenza dire qui piovono 5 mm e qui piove. Allora, supponiamo di avere una misura, in genere, noi idrologi, e dice, beh, la pioggia nel futuro viene data da questa misura, quindi man mano che acquisisco una misura sono in grado di calcolare cosa avviene di conseguenza. Sotto abbiamo visto come facciamo, diciamo, semplicemente deflusso libero oppure non passa niente. In mezzo però devo dare la mia condizione iniziale. La mia condizione iniziale in generale non la conosco, la conosco magari in alcuni punti, ma in genere non la conosco proprio. Allora posso fare l'ipotesi che la distribuzione sulla verticale sia una distribuzione idrostatica. Quindi presumo che il carico idraulico complessivo sia nullo sulla verticale. Mm.
ne abbiamo già parlato in una delle lezioni scorse, ma se io assumo che il carico idraulico sia nullo, ho sulla verticale D su DZ H, cioè Z più Psi uguale a 0, cioè Z uguale Psi uguale a meno Z. Ok. Ed è quello che hai disegnato lì. Sulla verticale posso una condizione iniziale che non è quella veritiera, quella che c'è veramente, ma se sto abbastanza lontano dalle precipitazioni posso pensare che tutto si sia distribuito bene, che niente si stia muovendo lateralmente e che sulla verticale io ho una distribuzione idrostatica. Questa è una semplificazione di come si fa a mettere le condizioni iniziali e le condizioni del contorno, cioè si cercano delle situazioni tipo che in assenza di misure mi danno quello che può essere. Poi appunto la mia risoluzione numerica, a questo punto faccio girare la mia macchinetta, stampo il risultato, ottengo il risultato. Per quel che riguarda la soluzione numerica però non è proprio così scontato. Devo avere un solutore numerico. Chi mi dà il solutore numerico? Un analista numerico? E mi dà un analista numerico, quindi vado al mercato degli analisti numerici. Nel nostro caso potrebbe essere uno dei miei allievi. Comperate un codice, ma noi ve lo diamo in mano, e con questo codice risolvete le equazioni. Però in mezzo qua volevo solo dirvi che c'è un sacco di lavoro, poi i codici numerici, non so, non è che sono tutti uguali, nel senso voi andate a comprare una pizza, ma ci sono pizze più buone, pizze meno buone, così anche i codici numerici sono quelli che sono più rigorosi, sono quelli che sono più veloci, che sono quelli che occupano meno spazio. Dipende anche dai risultati e dagli obiettivi che vogliamo raggiungere. Ci può essere un'altra strada, che è una strada che noi per molti anni abbiamo perseguito. Ognuno di noi si costruisce il suo codice numerico. Ma qua si comincia, come dire, un giro che va molto largo, nel senso che uno deve imparare come si costruiscono questi codici numerici. La prima cosa che si fa è si sceglie un metodo numerico, cioè si deve trovare un metodo numerico e ci sono delle regole appunto date dallo studio dell'analisi numerica che determinano come si possono discretizzare le equazioni, e ci sono 2, 3, 4 classi principali di risolutori nelle quali poi ciascuno si identifica un preciso metodo. Un metodo ben fatto è quello che assicura a priori la convergenza, si dice, del metodo in un tempo finito, cioè il solutore deve trovare le soluzioni, quelle vere, in un tempo finito, che è molto breve, più breve è meglio. Discretizziamo le equazioni, dobbiamo scrivere un programma che le risolve, quindi uno deve acquisire nozione di calcolo numerico e anche un linguaggio di programmazione per programmare questo linguaggio, questo solutore numerico in un certo linguaggio, che può essere Fortran, C, Java, qualsiasi cosa. Alcuni linguaggi sono, e alcuni modi di scrivere le equazioni sono migliori di altri, come al solito. E anche qui si identifica tutta una professione attorno a questo tema. Quindi andare al mercato del solutore delle equazioni numeriche è spesso la scelta che si deve fare. Nessuno di voi si metterebbe in testa di costruirsi l'auto, o meglio, nessuno di voi, siete ingegneri ambientali però, no? Ma se foste ingegneri meccanici magari potreste pensare di costruirvi la vostra auto per andare in giro, però dalle facce vedo che questo non succede, no?
così pure quando cucinate potreste pensarvi di costruirvi la vostra cucina per cucinare la vostra pasta e le vostre pietanze, ma non lo fate, andate a comprarle da qualche altra parte, perché ci vuole un insieme di conoscenze di cui pure voi sarebbe utile che aveste qualche idea, ma che in generale costituiscono un altro sapere che non può essere, non potete dominare in breve tempo, e in quel modo diventate quella cosa lì, cioè diventate dei analisti di merci, dei costruttori di cucine, dei costruttori di auto, non dei piloti come invece volete fare voi, cioè che volete guidare e trovare le soluzioni. Quando abbiamo le condizioni iniziali, le condizioni del contorno, i codici numerici che le risolvono e le modalità con cui questi codici numerici si fanno eseguire, perché voi dovete sapere dove si infila la chiave, dove, come si accende il motore, dove stanno le frecce e così via. No? La prima volta, adesso voi tutti siete provetti guidatori probabilmente, o provetti guidatrici, e quindi non vi ponete più il problema, provate a pensare la prima volta in cui vi siete trovati in questa situazione. Però questo non basta. Non basta, beh, le condizioni contorno le abbiamo determinate, le condizioni iniziali le sappiamo. Nelle nostre equazioni ci sono un sacco di parametri. Abbiamo visto, per esempio, che nelle equazioni di Richard noi usiamo, abbiamo detto, Wangen-Ungten, vi ho mostrato all'inizio della lezione 5 parametri, quel cavolo di 5 parametri. Chi mi dice come sono e che cosa sono? Beh, questo è il tema di una lezione successiva che vi farò venerdì, dove vado a prendere i parametri. Però li devo avere, a quel punto, solo a quel punto siete in grado di risolvere il codice numerico. Condizioni iniziali, condizioni al contorno, codici numerici, parametri del sistema. Sono tutte informazioni che bisogna raccogliere per trovare la soluzione. E va bene. E quindi questo è il problema. Il codice numerico per risolvere le equazioni di Richards in 1D, poi andiamo a vedere cosa vuol dire Richards 1D, e in 2D vediamo noi. E poi vi aiutiamo sulle altre problematiche, quindi capirete meglio che cosa vuol dire dare delle condizioni iniziali prostatiche, cosa vuol dire assegnare i parametri, cosa vuol dire avere delle condizioni al contorno. Perché ve l'ho fatta in breve, vi ho detto prendiamo la precipitazione, ma la precipitazione la misurate in un punto. E voi invece avete un'area su cui avete la precipitazione, cosa fate negli altri punti? Quindi ci saranno un sacco di problemi pratici da risolvere. Se voi avete comprato la vostra auto, dovete imparare a guidarla. Questo lo faremo dopo.